da Mattino 6 per questo martedì 27 settembre. Iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda San Vincenzo De Paoli, sacerdote e fondatore. Allora vediamo la sua storia. Fu ordinato sacerdote a 19 anni nel 1605 mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona. Fu fatto prigioniero dai pirati turchi e venduto come schiavo a Tunisi. Venne liberato dal suo stesso padrone che convertì. Da questa esperienza nacque in lui il desiderio di recare sollievo materiale e spirituale ai galeotti. Nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi e alla sua scuola si formarono sacerdoti, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia. La sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse una forma semplice e popolare di evangelizzazione. Fondò i preti della missione insieme a Santa Luisa de Marillac, le figlie della carità. Diceva ai sacerdoti di San Lazzaro: amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la fatica delle nostre braccia, col sudore del nostro volto. Per lui la regina di Francia inventò il ministero della carità e da insolito ministro organizzò gli aiuti ai poveri su scala nazionale. Morì a Parigi il 27 settembre del 1660 e fu canonizzato nel 1737. È considerato il patrono della società caritatevole. L'etimologia del suo nome deriva dal latino e significa vittorioso. Per questa giornata da parte nostra, gli auguri a tutti coloro di nome Vincenzo. Iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani con le pagine del centro. Mensa scolastica si paga di meno, ticket ridotti di 51 centesimi. Il sindaco di Pescara dice col nuovo appalto si risparmia. La fotonotizia proposta del sindaco dopo la rissa in piazza Muzzi. Movida violenta in centro, ci sarà una task force di polizia da Pescara Vecchia. E poi l'ACA, 67 candidati alla guida. Leombroni nominato super manager della rete idrica abruzzese. Nelle cronache il concorso attiva la metà dei candidati non si presenta. E poi su Montesilvano un falso allarme, l'allarme bomba alle poste, dipendenti fuori. Nello sport Pescara Calcio ha spietato Manai, gioca a spezzoni ma già due gol. Di taglio alto fissata la data, il referendum costituzionale, si va alle urne il 4 dicembre prossimo. Confessione in shock, io e mio suocero amanti e Loris lo ha ucciso lui per il caso di Loris Stival. Ora invece vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Michelina dice non lo perdono, Avvasto, donna accoltellata dall'ex, diceva che mi amava, sono ferita nel corpo e nell'anima, i parenti di lei hanno dichiarato Francesco è un violento, andava fermato prima, l'avvocato risponde non risulta. E poi Pescara, traghetto ristorante sotto la Madonnina, la nave è lunga 36 metri, ci sono timori per l'attracco. A Chieti, pugno da KO, torna l'incubo del knockout game. Nella discarica gli aiuti del Banco Alimentare, il Presidente li riconosce, prodotti che affidiamo ad associazioni e Onlus, questo sulle cronache di Lanciano. Pescara se Alessandra sposa Elvira. E poi di spalla in squadra i profughi arrivati sui barconi. Spirito sportivo, tre ragazzi tesserati dall'Aurora Sulmona giocheranno in terza categoria. Di taglio alto, fair play, San Nicolò, Capitan Petronio assolve Traini. E poi la Serie D, Giacomini, il mister Mariani non si tocca. Per la Serie A, Ray Manai, l'istinto del gol, Pescara, ci provo sempre. Ora invece vediamo i titoli di apertura dei quotidiani nazionali, la notizia del giorno per Repubblica, il referendum. La sfida sarà il 4 dicembre, Renzi dice manovra al sicuro per quella data, protestano opposizione e fronte del no. Troppo tardi, c'è il rischio astensione. E poi frontalieri contro Italia-Svizzera, Lampedusa sulla via dell'Oscar. Le pagine del Corriere della Sera, il referendum a dicembre, le riforme, la strategia del Premier, confronti anche con i nemici, i vescovi esortano i cittadini ad informarsi. Scelta la data del 4, Renzi dice pensioni basse, raddoppio la 14esima. La Stampa, Renzi sfida l'Unione Europea su terremoto, migranti e scuole, il referendum si andrà alle urne il 4 dicembre. Fuori dal patto queste spese, spero di aumentare le pensioni. E poi nel cuore ferito di Aleppo tra cecchini e raid aerei. Le pagine del Tempo, la nostra lotta al terrorismo, 13 milioni di turisti fantasma. Quotidianamente in 35.000 non vengono censiti nei bed and breakfast illegali e dei 30 milioni dovuti in tasse di soggiorno a Roma non va nulla.
E poi, detto fatto, si voterà il 4 dicembre. Il Fatto Quotidiano titola No referendum, il 4 dicembre votiamo no. Il Mattino, Reggia insicura, salta il G7, no del Viminale, i punti deboli, abusivi, inquilini privati e pochi alberghi. L'Avvenire, priorità al lavoro per ridare fiducia. Bagnasco, cresce la povertà e serve più impegno. E poi il referendum, il 4 dicembre, tutti contro l'astensione. Libero titola l'Europa dalla purga a Renzi, l'Italia continuamente punita. Il Premier non ha rispettato i patti con Bruxelles, che adesso si vendica. Niente aiutini per la manovra, eppure anche altri paesi sforano le regole dell'Unione Europea. Perché paghiamo solo noi? È l'ora di far saltare l'Eurotavolo. Il governo prende tempo e fissa il 4 dicembre la data per il referendum costituzionale. E poi ha ragione la Svizzera, il lavoro a noi e poi agli altri di Vittorio Feltri, questo sul referendum che si è svolto in Canton Ticino, dove il 58% ha votato contro il lavoro agli stranieri. Il Manifesto titola il fantastico 4, fino all'ultimo giorno utile Renzi in tour elettorale da mesi, manda il paese al voto sulla Costituzione il 4 dicembre. Nessuna forza di opposizione consultata sulla data, per la prima volta il referendum chiama le urne in inverno, è la campagna più lunga della storia con ancora 3 settimane senza par condicio. E poi la sfida dei candidati degli Stati Uniti nella notte del faccia a faccia in TV con il mondo sugli spalti nell'arena. I due candidati incontrano Netanyahu, Trump regala Gerusalemme, la Palestina cancellata, bipartisan. La Gazzetta del Mezzogiorno titola Riforme, dicembre caldo, il capo dei Vescovi invita i cittadini a informarsi sulla posta in gioco. Draghi all'allerta all'Europa e l'Italia sui bisogni reali, la flessibilità già c'è. Il Secolo XIX, Renzi rilancia con l'Unione Europea e punta sulle pensioni. Contiamo di raddoppiare la quattordicesima alle minime. Draghi dice un aumento della spesa non porta più crescita. La Verità, l'INPS taglia le pensioni di reversibilità. Da ottobre l'assegno a vedove e vedovi non sarà più automatico, ma verrà legato a parametri economici come TFR, BPT e case possedute. La circolare del 2015 è retroattiva, ma l'Istituto di Boeri non ha l'obbligo di comunicarlo. Ora invece andiamo a vedere i titoli di apertura del quotidiano La Città. In apertura Campitelli, shock, dice, vendo il Teramo. Il patron biancorosso rivela di sentirsi stanco, questo probabilmente sarà l'ultimo anno da presidente. A centropagina Giulianova, vittime di una truffa, gli inquilini invitano gli sfrattati a denunciare. Di spalla Agostino Ballone, funivia inutile e troppo costosa, basta il servizio della Staur. Le verifiche sismiche, un altro pasticcio, Teramo sta perdendo tempo con un accordo impossibile. E poi Martinsicuro, prove di accordo, destra-sinistra, Vagnoni restio. Montorio Alvomano riapre la piscina comunale e invece c'è il lutto a Castelli che piange la scomparsa del maestro ceramista Giancarlo Sciannella. Di taglio alto, sempre Teramo, guasto alla De Jacobis, studenti evacuati in cortile. E poi ad Atri una foto a scuola con i ratti giganti all'ingresso, questa la denuncia. Torniamo sulle pagine del centro e iniziamo dalle pagine nazionali, ovviamente la notizia è quella della data del referendum. Al voto il 4 dicembre il Consiglio dei Ministri sceglie l'ultimo giorno utile per la consultazione. I contrari dicono trucchetto, il Premier perderà e la replica e la partita è adesso. Di taglio basso il PIL fermo allo 0,6% nella nota DEF. La crescita anemica pesa sugli spazi di intervento, utilizzabili soltanto 7-8 miliardi. E poi sarà un pronunciamento anche sul governo Renzi. Il segretario del PD ha in animo una campagna personalizzata sulle TV. Prima promessa, raddoppio della quattordicesima sulle pensioni fino a 750 euro. Bagnasco dice povertà avanza, più impegno per il lavoro. Stati Uniti, c'è stato il confronto Clinton-Trump, prima battaglia, ascolti record, nella notte il faccia a faccia TV tra i candidati, caccia i voti degli indecisi, millennials decisivi. Il sistema degli Stati Uniti premia chi vince in ogni singolo stato e il presidente viene eletto con la somma dei voti elettorali.
Veronica va in aula. A uccidere Loris è stato mio suocero. Con lui avevo una relazione, ma Andrea Stival ha un alibi. Panarello dice: mio figlio ha visto cose che non doveva vedere. E poi delitto di Bracciano, uno sconto di pena per l'assassino, condanna scesa a 14 anni per Di Muro, annegò Federica nel lago. L'Unione Europea avverte la Svizzera a negoziati più difficili. Bruxelles, dopo il voto contro i frontalieri, fondamentale la libera circolazione. La Farnesina in allerta, Lombardia e Piemonte chiedono il rispetto dei lavoratori. E poi c'è lo scontro Stati Uniti-Russia, salta il vertice. Mosca accusa Washington e l'inviato ONU de mistura ancora bombe su Aleppo. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo, un solo sistema a Tirreno Adriatico, il corridoio logistico Lazio-Abruzzo. Si parla di porti, la regione sigla l'alleanza Lazio-Abruzzo. Chiesto il passaggio dall'autorità portuale di Ancona a quella di Civitavecchia, il 29 si riunisce la conferenza delle regioni e toccherà al Ministero dire di sì. E poi c'è la battuta di Forza Italia che dice: un errore rompere i rapporti con le Marche, sulle politiche strategiche relative ai porti non si riesce a capire come mai questo esecutivo regionale si ostini a portare avanti scelte poco lungimiranti e poco efficaci per l'Abruzzo. Una decisione, tra l'altro, quella di collegare i porti di Pescara e Ortona con l'autorità portuale di Civitavecchia, che non è stata condivisa né con il territorio né con i portatori di interesse. E a dirlo sono i due consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri. Politiche del lavoro, il bando 30 più, ci sono le graduatorie, progetti di tirocinio in azienda per disoccupati fino a 35 anni, questo per le politiche del lavoro. E poi la pagina di Pescara, si torna a parlare di Movida e ordine pubblico. Piazza Muzzi, questa è la fotonotizia, una task force di polizia per controllare via Battisti. Dopo la rissa di sabato, il sindaco rilancia la proposta di trasferire in centro il posto fisso da Pescara Vecchia, ma l'assessore bacchetta i negozianti. Le dichiarazioni, il sindaco Alessandrini ha detto: la zona in questi anni si è animata sensibilmente. L'assessore al commercio Giacomo Cuzzi ha detto: dov'è finita la vigilanza privata promessa dai locali? E poi il comitato dei residenti che dice: un grosso passo avanti, ma ora riduciamo gli orari. Metà dei candidati diserta il concorso per Spazzini, si parla di Attiva, solo 15 partecipanti alle prime prove per essere assunti dall'azienda Attiva. Il direttore del Bianco ha dichiarato: forse alcuni non avevano i requisiti richiesti nel bando. E poi c'è una nuova protesta contro l'abbattimento degli alberi. A Piazza San Francesco i residenti contestano il taglio dei pini. Controllo dell'acqua, in corsa 67 candidati per guidare l'ACA. Sono scaduti i termini per le domande e due gli esclusi. Nell'elenco manca Leombroni, nominato super manager della rete idrica, che ha dichiarato: l'incarico che ricopro risulta incompatibile con l'ACA. A Pescara, mensa scolastica meno cara, i pasti sono ridotti di 51 centesimi. L'amministrazione comunale abbassa le tariffe a partire dal prossimo 3 ottobre. Alessandrini ha dichiarato: prezzi tagliati grazie al nuovo appalto che ci fa risparmiare. E poi presentazione in provincia del corso di laurea per i dipendenti pubblici dell'Università di Teramo. Si svolgerà domani alle 16 nel Palazzo della Provincia. E si parla di un corso di laurea magistrale in scienze delle amministrazioni. L'obiettivo è formare personale amministrativo qualificato per attuare l'innovazione nella pubblica amministrazione. E poi domani ci sarà la Notte Bianca dell'Università in Piazza Troilo, la seconda edizione della Kermesse, che propone musica, spettacoli e food fino all'alba. L'appello alla showgirl, lettera della Carrà al bimbo malato: pregherò per te. Raffa commossa dalla storia del piccolo che può solo sentire, ma la imbarazzerebbe cantare al telefono per lui. Alessandro dice: hai un sorriso meraviglioso e da tanta angoscia pensare cosa ti riservi la vita. Pregherò per te, farò dire una messa, perché è solo il cielo che può darti il sollievo. E poi il rischio oncologico, prevenzione, la LILTA, la CREDEM, l'associazione guidata da Lombardo tra i dipendenti del credito. L'addio di Don Max. Fontanelle ora sa fermare le ingiustizie. Domenica scorsa all'ultima messa, dal 2 ottobre sarà a Rancitelli, al suo posto Don Mosca, San Panfilo di Spoltore, arriva Cilli.
Infortuni su strade dissestate, i ricorsi evitate, è meglio. L'assessore Campli spiega perché aumentano le cause perse sulle istanze risarcitorie nei confronti del comune. Si parla di Francavilla al Mare, un centinaio di richieste di risarcimento per infortuni e insidie stradali ogni anno. Aumentano in modo esponenziale a Francavilla le denunce contro il comune per cadute accidentali dovute alle cattive condizioni della manutenzione delle strade. Ma sono sempre più numerosi i casi in cui il giudice rigetta le istanze per il pagamento dei danni. Buche sul manto stradale, macchie d'olio, marciapiedi dissestati. Per l'amministrazione del sindaco Luciani l'incremento delle cause risarcitorie non è dovuto alle pessime condizioni delle strade ma in gran parte alla tentazione di voler batter cassa. Un modo per esagerare le conseguenze di piccoli infortuni o nel peggiore dei casi vedere vere e proprie truffe orchestrate ai danni della pubblica amministrazione. E poi la petizione a San Giovanni Teatino, in 107 dicono no a una pista ciclabile nel centro cittadino. Di Donato alle pari opportunità, la professoressa capogruppo di minoranza del PD nella commissione provinciale. Di taglio basso, Tatilli parla da tifoso del Pescara, Cipagatti, Santa Venere ironizza sulla richiesta di cacciare i teatini dalla società futura. La pagina dedicata a Montesilvano, l'ordinanza, sanzioni a clienti e lucciole per la prostituzione, multe per 14.000 euro. Nuove contestazioni di vigili urbani e carabinieri negli ultimi 3 mesi contro la pratica del meretricio sulle strade. Questo il resoconto del comune. E poi ieri un allarme bomba era stato diffuso nel pomeriggio proprio a Montesilvano, allo sportello postale sulla nazionale. Una telefonata anonima che ha mobilitato i carabinieri, uffici sgomberati su Corso Umberto, ma era un falso allarme. Un'iniziativa di volontari si chiama Puliamo il Mondo, gli alunni nel Parco Le Vele, l'iniziativa di Lega Ambiente venerdì vedrà coinvolte anche alcune scuole di Montesilvano. Centro visite Fiume Tirino a rischio la gestione Bosso. A Bussi la cooperativa che dal 1999 fa turismo ambientale potrebbe scomparire. Il sindaco Lagatta ha dichiarato abbiamo interessato la provincia da maggio, nessuna risposta. E poi di taglio alto a Penne una vincita da 30.000 euro al Belvedere. La pagina di Chieti parla alla donna pugnalata, l'ho sempre perdonato, ora non posso, Vasto, è stata operata ed è fuori pericolo, Francesco mi picchiava ma io non l'ho denunciato perché gli volevo bene. Domenica Francesco ha cominciato a suonare il campanello, poi mi ha raggiunto in piazza Rossetti, ha urlato che voleva uccidersi e ha finto di pugnalarsi. Villa Alfonsina muore schiacciato dal trattore, l'agricoltore stava vendemmiando ma il mezzo si è capovolto. A Lanciano finanziere aggredito in centro da 2 uomini a volto scoperto. E poi picchiato il tifoso dell'insulto razzista, preso a pugni mentre usciva dal campo di San Vito, il Guastameroli, gesto grave, lui ammette l'errore. All'Aquila c'è l'allarme sicurezza, la polizia spara per fermare il ladro. L'uomo era entrato nell'osteria a Pantasima e aveva in mano una mazza ferrata usata come una clava. Il giovane è stato condannato in tribunale a 26 mesi di reclusione, aveva anche arnesi da scasso ed era in possesso di una macchina rubata all'ASL e da lui ricettata. Si parla sempre di più di un allarme nel centro storico di L'Aquila, soprattutto per le attività commerciali che con fatica e coraggio hanno ripreso proprio il loro lavoro. E allora l'ultimo fatto di cronaca è stato proprio quello dell'intervento delle forze dell'ordine proprio in tempo. Vediamo. Non si placa l'ondata di furti nel centro storico aquilano. Dopo l'ultimo, solo qualche notte fa, ai danni della tabaccheria della Villa Comunale, a fianco dello storico chioschetto, la notte scorsa ennesimo tentativo di furto in pieno centro storico, questa volta sventato. Il fatto è accaduto in piazza Chiarino, luogo di ritrovo della movida aquilana, nel locale Pantasima. Gli agenti della squadra volante della Questura dell'Aquila, diretta dal dottor Nicola Di Pasquale, sono giunti sul posto immediatamente dopo una segnalazione e hanno trovato lì un uomo che stava tentando di rompere la porta del locale con una mazza. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della volante aquilana. È stato esploso anche un colpo di pistola a scopo intimidatorio in aria per cercare di bloccare il malvivente che non desisteva dal suo intento. L'ennesimo tentativo, dicevamo, in un centro storico che sembra sempre più abbandonato alla sua sorte, sempre più preda di furti notturni. Negli ultimi tempi sono stati tantissimi, con i commercianti, i pochi in realtà che hanno avuto il coraggio di riaprire le loro attività, che chiedono controlli più frequenti e anche telecamere. Queste, come hanno assicurato dal Comune dell'Aquila, arriveranno a breve.
Ora andiamo sulla pagina di Teramo. Si parla di sanità fra carenze di personale e strutture da rinnovare. Precari da 10 anni e oltre, ora la ASL può assumerli. Sono una ventina gli operatori sanitari, per lo più logopedisti e fisioterapisti. La CGIL dice la regione è uscita dal commissariamento, possono essere stabilizzati. E poi il concorso per OSS, l'azienda va avanti dopo la richiesta di annullamento della UIL. Di spalla il PD con Paolucci avvia la discussione sull'ospedale unico nel coordinamento provinciale. Di taglio basso gli scontri tra ultra politici in 24 a giudizio, sono 15 giovani di Azione Antifascista e 9 di Forza Nuova che si fronteggiarono sul corso nel 2012. Lasciamo ora le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, negli ultimi giorni un susseguirsi di temperature che sono state insomma più fresche e poi di giornate come quella di domenica scorsa, dove abbiamo assistito anche a persone che facevano il bagno. Quindi che cosa ci aspetta? Eh sì Francesca, perché siamo interessati da un'area di alta pressione che anche nei prossimi giorni, sia oggi ma anche nei prossimi giorni, garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, sulla nostra regione. L'instabilità riguarda soprattutto le estreme regioni meridionali, la Sicilia e la Calabria, ma sulle restanti zone l'alta pressione ci protegge di fatto dall'arrivo di perturbazioni atlantiche. Di conseguenza avremo sia nella giornata odierna condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata, in particolar modo sulle zone montuose, e con temperature massime, quindi quelle diurne, in graduale aumento. Non subiranno variazioni invece le temperature minime, che saranno piuttosto basse, soprattutto sulle zone interne e montuose. Quindi bel tempo che proseguirà anche nei prossimi giorni, perché l'alta pressione tendrà ulteriormente a rafforzarsi sulle regioni centro-settentrionali e favorirà un graduale aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi. Da segnalare infine la possibilità di banchi di nebbia nelle valli interne dell'Aquilano durante le ore più fredde della giornata, ma nel corso della mattinata assisteremo a un graduale diradamento delle nebbie, quindi questa è un'altra situazione da segnalare. Non cambierà il tempo almeno fino alla giornata di venerdì, almeno questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti. Successivamente, nel fine settimana, sembra possibile un temporaneo cedimento dell'alta pressione che potrebbe favorire l'arrivo di sistemi nuvolosi di origine atlantica, sistemi nuvolosi che attraverseranno con tutta probabilità le regioni centro-settentrionali e potrebbero dar luogo a un graduale peggioramento del tempo anche sulla nostra regione, ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui, e ringraziamo Gianni Dare in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo e troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore. Sottolineiamo sempre, quelli che vedete sulla destra sono le 4 finestre sulle 4 province abruzzesi, così da monitorare un po' quella che è la situazione in tempo reale su tutto il nostro territorio. Suggeriamo anche 2 profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, troverete tutto quello che è presente nel sito internet con i bollettini aggiornati, e poi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni, perché qui troverete qualche curiosità in più, come la foto scattata alle prime luci dell'alba, ricordiamo da Monte Silvano, per vedere l'avvio di giornata. Poi troverete quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo, come abbiamo visto poco fa, con tutte le spiegazioni per gli appassionati di quello che è il lavoro dell'esperto. E troverete anche le segnalazioni degli utenti, foto e video che vengono postati sulla pagina di Giovanni De Palma per segnalare particolari situazioni incontrate sul proprio territorio, così da mettere al corrente da un lato l'esperto meteo e dall'altro anche tutti gli utenti che sono connessi alla sua pagina, perciò noi la consigliamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20, e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6.
Grazie, grazie Giovanni De Palma. Andiamo sulle pagine del Messaggero, si parla di economia, si parla dei dati dell'export. L'Abruzzo vola, sorprende lo sprint delle piccole imprese. La CNA ha dichiarato meglio di Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana. Più 500 milioni nel semestre, stavolta non solo multinazionali. Ieri una conferenza stampa per annunciare quelli che poi sono stati i dati pubblicati dall'Istat. Sulle esportazioni l'Abruzzo sale di più del 10%, meglio di lei soltanto la Basilicata. Vediamo il servizio. Numeri positivi per l'export abruzzese, importante tutto questo anche in un periodo di congiuntura negativa a livello nazionale, i numeri del paese dicono altro, in Abruzzo invece c'è questa ripresa importante. Facciamo nei primi sei mesi del 2016 500 milioni in più di export, il che vuol dire naturalmente ricchezza e occupazione in più per la nostra regione, anche se, come abbiamo rilevato, vengono fatti principalmente da grandi e medie aziende. Un punto di partenza sicuramente, non di arrivo. Sì, ripeto, sono numeri molto positivi, adesso dobbiamo fare in modo che anche il mondo che noi rappresentiamo, quello dell'artigianato, delle microimprese, possano beneficiare di questa ripresa e possano fare anche loro attività di export importante, perché in questa fase sono un po' ai margini. È stato buono l'incremento per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi UE, ma è stato ottimo l'incremento che riguarda l'esportazione verso i paesi extra UE. Per quanto riguarda i prodotti, per i prodotti si ripete l'incremento buono dovuto all'automotive, c'è anche una nota positiva dall'anno scorso dell'incremento dei prodotti elettronici per merito del polo elettronico dell'Aquila, ma la cosa veramente nuova e da tenere in netta considerazione è il fatto che sono aumentate le esportazioni dei prodotti diversi da questi primi due, che sono una novità in quanto negli anni precedenti questo tipo, tutti gli altri prodotti hanno sempre subito un decremento, mentre quest'anno c'è un incremento ed anche consistente. Bene anche, come sempre, l'agroalimentare. L'agroalimentare è oramai una costante dell'incremento, adesso è tornata a crescere con percentuali da due cifre, quindi insomma tutto bene. Ancora sulle pagine del Messaggero, Camera di Commercio, Teramo, L'Aquila, braccio di ferro su presidente e sede. Spuntano resistenze per l'inevitabile addio a Union Camere. E poi sulla pagina di Pescara, ottobre, il verdetto sul nuovo porto. Ultima verifica ieri al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'Assemblea Generale rilascerà il parere tra qualche settimana. I balneari chiedono risorse e interventi anti-inquinamento. Prima la deviazione del fiume e poi l'apertura della diga foranea. A parlare è anche il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, che fiducioso dice: seduta lunga ma positiva, il piano regolatore non è più rinviabile. Lo strumento pianificatorio consentirà di superare emergenze quali l'insabbiamento. E poi al Molo Nord, dal mare al fiume, rinasce Venere, la nave ristorante sotto la Madonnina. Il traghetto di 36 metri sarà rimorchiato da Ortona, ma ci sono preoccupazioni per l'attracco ed eccola qua. Di spalla Regione, Pescara e Ortona sotto Civitavecchia, la giunta approva la delibera, si parla di autorità portuale, come abbiamo letto anche dalle pagine del Centro. Alessandrini celebra il matrimonio di Elvira e Alessandra. Giovedì la prima unione civile a Pescara con la legge Cirinnà. La gioia delle spose che dicono: finalmente saremo una vera famiglia. E poi di spalla si parla di rimpasto di giunta, sempre a Pescara. Nuova giunta rischiano Santa Venere e Teodoro. È iniziato lo scorso weekend e pare avviato a concludersi in fretta il confronto aperto tra il sindaco Alessandrini con i partiti di coalizione per un rimpasto di giunta ipotizzato prima della pausa estiva e stato rinviato fino ad oggi. Vuoi perché non c'erano idee chiare su come chiudere il quadro e vuoi perché si è voluto evitare di generare tensioni prima delle vacanze. Il momento del confronto della resa dei conti è arrivato e a quanto pare per qualcuno non sarà indolore. Secondo alcuni è già tutto deciso: fuori Sandra Santavenere e Veronica Teodoro, dentro Loredana Scotolati e un'altra donna per completare il puzzle.
Vertice H, i candidati sono 69, scaduto ieri alle 12 il termine per la selezione del nuovo CDA o per l'amministratore unico. I nomi oggi saranno sul sito aziendale e Semproni, sindaco di Penne, ribatte alle illazioni sul voto. Nessun compromesso per il salvataggio dell'ospedale. Le nuove nomine saranno decise il 7 o l'8 ottobre prossimi, ma va sciolto prima il nodo del decreto Madia. E poi a Montesilvano l'allarme bomba alle poste. A Montesilvano una telefonata anonima scatena il fuggi-fuggi in Corso Umberto e il traffico ovviamente è paralizzato. La città divisa, triathlon, Cozzi promuove l'evento, grande spettacolo, disagi limitati. Pubblico in strada e auto in coda per la gara finale. La vittoria è andata all'Aquilano, Marco Madama. Quella che si è svolta, la gara svolta domenica scorsa. All'Aquila, sottoservizi nel Corso Stretto, i lavori finiranno entro Natale. La ditta, precisamente il 20 dicembre, l'approdo in piazza Regina Margherita. Si apre sicuramente un periodo di passione per gli esercizi commerciali. Il sindaco Cialente ha organizzato un tavolo permanente per seguire personalmente i lavori e contingentare i tempi. Di spalla Benedetti non presiede per un cimurro sovietico, questo per il Consiglio Comunale. E poi la città che cambia, dal comune via libera al progetto di riqualificazione dell'emiciclo. Di spalla la sindrome di Stoccolma dei tanti cittadini derubati, si parla di ricostruzione. Poi di taglio basso i solisti aquilani, protagonisti a Berlino, un evento, saranno sul palco della Filarmonica, tempio assoluto della musica di tradizione di ogni tempo. Una cerimonia, anche il giornalista Capaldi tra i premiati di Aquila d'Oro. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa ancora sulle pagine del Messaggero, nelle cronache di L'Aquila, l'ennesimo raid in centro, anche spari in aria per bloccare un ladro. La polizia interviene nella notte in piazza Chiarino e arresta un 27enne che è residente in un progetto case. Una volta scoperto, il giovane ha tentato di rompere la porta del locale con una mazza per darsi alla fuga. E poi San Demetrio, un'altra ondata di furti nelle case, l'allarme per L'Aquila è proprio quello dei furti. Di spalla, estorsione a chiodi, fissata l'udienza. Secondo l'accusa, Biondi, attraverso un amico comune dello stesso Chiodi, Corrado Chiodi, lo avrebbe esortato a chiudere la trattativa d'acquisto della sua abitazione a Roglio al prezzo di 1 milione di euro, altrimenti sarebbero partite denunce per falso, anche a carico della compagna dell'imprenditore. Di qui l'incolpazione di estorsione. Nella stessa vicenda, a rischiare il processo per falso sono indagati lo stesso Chiodi, Stefania Parisse, che moglie di Chiodi, e Fabio Scassa, tecnico della stessa società edile. Avezzano, discarica, Santa Lucia, nuova inchiesta sulle cronache di Sulmona, altra indagine per verificare il grado di contaminazione dei terreni su cui sono depositati rifiuti anche pericolosi. Il sindaco Casini ha emesso una nuova ordinanza nella quale si ordina la bonifica dei 1500 metri quadrati. Nel sito è depositato di tutto, dagli imballaggi a parti di motori, filtri di plastica e anche Eternit. E poi Roccaraso, trovato suicida l'avvocato romano scomparso Leonardo Zucco. Ad Avezzano infermieri imboscati, scontro tra sindacati. La ASL durante un incontro ha evidenziato che ci sono 39 unità in surplus. A Sulmona ancora sale operatori e infuria la polemica. Secondo il comitato Mobus l'inaugurazione è stata soltanto una messa in scena. Il rischio è che le nuove sale operatorie servano a poco se non c'è nessuno dentro che vi può operare. Pochi, troppi pochi anestesisti, denuncia il comitato Mobus, che critica la messa in scena dell'inaugurazione fatta la scorsa settimana dal presidente D'Alfonso nel suo vano inutile tentativo, quale tagliatore di nastro di turno, di intestarsi in meriti che in qualche modo potessero compensare il suo nefasto operato da commissario ad acta, che ha regalato alle popolazioni del centro Abruzzo il declassamento in ospedale di base del presidio sulmonese. E poi ad Avezzano minacce direttissima per Catalano. Andiamo avanti, apriamo la pagina di Chieti. Spacca la mascella un cuoco, denunciato il gestore di un pub. La vittima, 25 anni, stava passeggiando preso a pugni a tradimento dal pescarese. In apparenza non c'è alcun movente, forse un altro caso di knockout game. Il giovane, operato al viso per una serie di fratture, guarirà in un mese e si procede d'ufficio per lesioni.
Ambiente violato, bloccato mentre abbandona mattoni, catrame e cemento. E poi di spalla, ieri Consiglio Comunale a Chieti, bagarre ex Burgo, slitta il voto per i terremotati. Consiglio Comunale di solidarietà per le popolazioni terremotate che si è trasformato in un episodio senza precedenti nella storia recente del Comune di Chieti. Un'interrogazione, quella sul sito della ex Burgo, presentata dal consigliere Alessandro Marzoli del PD, rinviata con la chiusura della seduta prima del termine della discussione. Un velenoso battibecco fra il consigliere di opposizione, il presidente del Consiglio Comunale Liberato Aceto e infine feroci proteste verso quest'ultimo apostrofato con termini ben poco eleganti da alcuni lavoratori ex Burgo poi allontanati dall'aula. E ieri all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Chieti c'era proprio l'interrogazione del consigliere PD sul caso della ex Burgo, soprattutto sul destino dei 100 lavoratori che non hanno da 2 anni neanche gli ammortizzatori sociali. Allora la questione è stata un confronto tra l'assessore al commercio e il consigliere. Noi c'eravamo. Quale destino per l'area dell'ex cartiera Burgo di Chieti? Ancora di più, quale destino per i 100 dipendenti che ad oggi non percepiscono più nemmeno gli ammortizzatori sociali? Questa è l'interrogazione prodotta in consiglio da Alessandro Marzoli. Sono praticamente passati 8 anni da quando quella cartiera ha chiuso, un accordo di programma importante che prevedeva il riassorbimento in nuove attività imprenditoriali di quei lavoratori, però a parte qualcuno a distanza di molto tempo, con promesse e poca chiarezza, oggi la situazione è quasi invariata e ci sono circa 100 lavoratori che si trovano in condizioni di difficoltà estrema anche perché da diversi mesi sono finiti gli ammortizzatori sociali. Se ci sono dei problemi anche di carattere ambientale sui terreni o se le acque, se ci sono delle difficoltà oggettive o dei motivi ostativi che impediscono l'apertura di nuove attività imprenditoriali e di conseguenza la restituzione del lavoro a quegli ex operai Burgo, è bene che il sindaco faccia di tutto per risolverli se c'è la possibilità o se non ha la possibilità di risolverli, lo dica con chiarezza. A rispondere arriva l'assessore Carla Di Biase, che spiega come la questione fosse stata già più volte messa sul tavolo fino a poi trovare uno stop presso la regione Abruzzo. Sua infatti la competenza sulla questione della caratterizzazione del suolo, una parte ancora non effettuata, condizio sine qua non, per procedere alla bonifica del sito. Ad oggi il problema principale però rimane la caratterizzazione del suolo di alcuni insediamenti e la competenza è esclusivamente regionale. Abbiamo convocato la Burgo e la regione, la quale non si è presentata all'incontro, e abbiamo favorito, anche accompagnandoli con i mezzi di nostra proprietà e con dei nostri dipendenti, un ulteriore incontro tra la Burgo, cioè proprietaria del terreno, e i dipendenti regionali. Io invito il consigliere Marzoli a farsi promotore insieme a me in regione di un'accelerazione dei tempi per quanto riguarda la caratterizzazione del suolo, e poi un invito alle ditte e alla Burgo di addivenire presto, oltre che alla promessa di vendita, a un vero e proprio contratto che possa favorire quindi il Comune nell'accelerazione di tutte le pratiche. Ancora sulle pagine del Messaggero, andiamo sulle cronache di Vasto. Michelina dice: non perdono Francesco, la donna coltellata dall'ex si sfoga con i familiari, pensavo mi amasse, sono ferita nel corpo e nell'anima. Lei parla di precedenti aggressioni con botte e morsi. L'avvocato dichiara: Leuci è depresso ma non un violento. La 58enne guarirà in 20 giorni, i parenti hanno dichiarato era pericoloso perché non è stato fermato prima. E poi la tragedia, Villa Alfonsina schiacciato dal trattore durante la vendemmia. Centenario Tostiano ancora senza fondi, ad Ortona il comitato conferma comunque gli eventi, compreso il concorso internazionale con selezioni negli Stati Uniti e anche in Giappone. E poi Lanciano e Colan, processo bis per le consulenze allegre. A giudizio i membri dell'ex CDA, tra cui il presidente Gian Panfilo Tartaglia. La pagina di Teramo, De Jacobis allagata, tutti a casa e parte l'esposto delle mamme. Vacanza forzata per gli alunni delle elementari a causa della rottura di uno scaldabagno. Il comitato spontaneo ha raccolto 300 adesioni per la denuncia in procura. Il sindaco Brucchi annuncia la collaborazione con l'Università di Camerino per le verifiche.
E poi per la sanità la CGIL chiede di regolarizzare i precari, si parla dei dipendenti della ASL, come avevamo letto anche dalle pagine del centro. Di taglio basso, intitolata una via al comandante Ettore Bianco. E poi il Parco Franchi, il chiosco finisce al TAR. A Giulianova ha depositato il ricorso della famiglia Vetrano, che è confinante, adesso punta ad ottenere l'annullamento delle autorizzazioni. La giunta ha deliberato il resistere in giudizio e ha affidato la difesa all'avvocato civico del Vecchio. Una questione di sorpassi sulle strade finisce invece davanti al giudice di pace. E poi ecco i vigilanti armati negli stabilimenti balneari. Siamo ad Alba Adriatica, la proposta è partita dai concessionari per frenare gli ambulanti abusivi in spiaggia. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. Sempre più vicina la cessione di Carichieti. Una lettera di Roberto Nicastro ai dipendenti delle banche salvate annuncia la prossima chiusura degli accordi. L'interessamento, la Banca Popolare di Bari ha presentato un'offerta non binding per Carichieti, si tratta soltanto di un primo passo nell'ambito di una trattativa che ancora sembra essere agli inizi, così come sottolineato dal presidente di Banca Popolare Marco Jacobini. E poi l'Aquila Popolare di Bari dona un pulmino alla regione. Il mezzo destinato alla protezione civile per l'emergenza terremoto sarà consegnato questo pomeriggio a Mazzocca. L'economia, boom per le esportazioni abruzzesi, in 6 mesi cresciute di 500 milioni di euro. Buone notizie dalla ricerca del CNA Abruzzo a trainare l'export, soprattutto i mezzi di trasporto e l'elettronica. A Teramo scuole pasticcio con le verifiche sismiche, il comune prova con gli ordini, poi vira su Camerino, ma la soluzione certificata e più sicura è il CNR. Gruppo Sicurezza Scuole, istituito nel 2006, ha eseguito le sole verifiche esibite oggi dal comune, ma dal 2009 è rimasto inattivo. E poi si allaga la De Jacobis, studenti evacuati, lo scaldabagno si stacca dal muro e trancia una tubatura, l'acqua invade il piano terra e anche la palestra. CGIL, dopo l'uscita dal commissariamento, adesso è ora di stabilizzare tutti i precari della sanità. Un ultimatum, Regione e ASL devono provvedere alla stabilizzazione, altrimenti siamo pronti alla protesta. Centro autismo inaugurato ma non attivo, si materializzano i dubbi emersi venerdì alla cerimonia. I pazienti teramani sono dovuti andare all'Aquila. Tempi stretti, forse le attività al centro di Sant'Ato inizieranno solo domani, ma si deve risolvere ancora il problema del trasporto. Di taglio basso, enti, ieri mattina l'incontro tra i presidenti di Sante e Sant'Ille organizzato dalla Confcommercio. Si parla di passi in avanti per la fusione tra le camere di commercio. E poi ballone boccia la funivia dell'università. Il presidente di Confindustria è titolare di Staur Baltur, interviene a gamba tesa nel dibattito sul masterplan. Università di Teramo è già servita, tra centro e Ateneo c'è un autobus ogni 15 minuti che impiega 5 minuti e costa 1,20 euro e 30 centesimi per gli abbonati. Di spalla l'Ateneo, sempre l'Università di Teramo, presenta il corso per i dipendenti della pubblica amministrazione, domani nei palazzi della provincia di Pescara. Inaugurata la nuova piazza di Colle Atterrato, domenica pomeriggio tagliato il nastro dopo il rinvio in segno di rispetto per le vittime del terremoto. Ad impreziosire la nuova piazza, un pannello di ceramica dell'artista castellana Evandra De Rosa. Il mea culpa partigiano per il sindaco Brucchi. Alla cerimonia di intitolazione per il comandante Ettore Bianco arrivano le scuse per i funerali di Tirabovi. Lo sgarbo ai funerali, Salvatore Tirabovi era l'ultimo partigiano vivente che partecipò alla battaglia di Bosco Martese. E poi un medico teramano da Teramo ad Astana contro le bombe atomiche. Il CAI Teramo presenta un corso per frequentare la montagna in sicurezza. Ancora sulle pagine della città, Castelli piange la morte del maestro Chanel. Il noto ceramista è scomparso domenica all'età di 73 anni dopo una vita passata a dare lustro al borgo. Il sindaco ha dichiarato: l'intera comunità di Castelli piange per la perdita di un suo amato figlio, un grande artista ma soprattutto un grande uomo. Addio a Giancarlo.
La viabilità, sempre a Teramo, galleria di Collurani, è chiusa per 2 giorni a causa dei lavori urgenti. Domani in direzione mare, dopodomani in direzione monti e intanto i lampioni restano accesi anche in pieno giorno. Lo slow food, la porchetta di Campli al Salone del Gusto di Torino, quaresimale, dice: abbiamo mostrato che Campli è cultura, arte e gastronomia. Proseguiamo sempre sulle pagine della città. Riapre la piscina comunale di Montorio, il comune affida la struttura finita al centro di una vertenza sindacale alla ASD Interamnia Fitness. Una lotta, per mesi 21 lavoratori hanno lottato contro la vecchia gestione e ora saranno tutti riassorbiti. E poi di spalla, soccorso, inizia venerdì il nuovo corso della Croce Bianca di Teramo. Prove di dialogo tra progetto, comune e Partito Democratico. Una parte del gruppo spinge per l'accordo, ma Vagnoni è ancora restio. Per la cronaca, Martin Siculo, insospettabile, trovato con la cocaina nel marsupio. Un 35enne fermato dalla polizia e arrestato con l'accusa di spaccio di droga. Ancora Alba Adriatica, evadono in 2 dai domiciliari e sono stati riacciuffati poco dopo dai carabinieri. A Giulianova gli sfrattati sono vittime di una truffa, gli inquilini irregolari dell'Orsini 63 soddisfatti dalla sentenza, dovrebbero denunciare chi li ha raggirati. Sempre a Giulianova mancano le chiavi per il sottobelvedere, gli sposi attendono in piazza. Protagonista dell'inconveniente il figlio del vice sindaco di Teramo che si è sposato sabato scorso a Giulianova. Ad Atri i topi vanno a scuola con gli studenti, ennesimo avvistamento nel centro di Atri, il comune dà il via alla derattizzazione. A Roseto Ciancaglione chiede di rivedere il progetto di Via Colombo, il capogruppo di Un'altra Idea Roseto chiede al sindaco di eliminare i parcheggi. Andiamo avanti e apriamo anche la pagina, anzi parliamo prima di un'iniziativa, Puliamo il Mondo si chiama, Fonte della Noce torna a splendere con Legambiente. Domenica mattina la riqualificazione di uno dei monumenti più importanti grazie ad associazioni e volontari. Per il 2º anno consecutivo è stata la storica fontana oggetto della giornata di Polizia e Recupero. Ed eccole qua le foto di tutti i volontari che si sono dati da fare. Sportissimamente sotto le stelle splendono lo sport e gli spettacoli, le foto della manifestazione che sabato sera ha animato il centro storico con eventi e performance. La notizia shock, Campitelli dice vendo il Teramo, parliamo di Lega Pro, il patron del Teramo rivela la sua stanchezza dopo un decennio in biancorosso, forse solamente dopo qualcuno capirà che persone siamo io e mio cugino. Ancora in tempo dissi che avrei portato il Teramo dove non era mai stato, sono ancora in tempo per farlo. E poi la Serie D, il gol restituito, finisce sulla Gazzetta dello Sport. Il San Nicolò impatta col Monticelli, ma il gesto di fair play della società bianco-azzurra balza agli onori delle cronache. Ed eccole qua dalle pagine della Gazzetta dello Sport. Serie D, gran gesto di fair play, gol restituito dopo l'episodio antisportivo. Adesso apriamo la pagina dello sport anche dal quotidiano Il Messaggero. Iniziamo dalla Serie A, dal Pescara. Manai, vivo per fare gol. L'attaccante del Pescara ha l'istinto del killer. Nei 133 minuti in cui ha giocato ha realizzato 2 centri. È quasi un record, se la palla mi arriva io ci provo sempre. Non era facile pareggiare a Marassi e finora abbiamo affrontato solo squadroni. E ha 19 anni e è già nel giro della nazionale albanese, una media promettente per la salvezza. Di spalla il manager Riso dice Crisante vi stupirà, una promessa. E poi fair play del San Nicolò, Petronio blinda Traini, il bel gesto, il capitano dice ha sbagliato, mettiamoci una pietra sopra, ho fatto quello che si insegna alle scuole di calcio. Andiamo ora sulle pagine del centro e apriamo sempre parlando del Pescara. Manai, centro avanti, ribelle, con il gol nel sangue. A 19 anni viene già paragonato a Nordahl e lui, dice il mio idolo, io tra 10 anni. Talento dell'Inter e speranza dell'Albania. Mai titolare, ma già 2 volte a segno. E poi andiamo a vedere quello che è successo domenica. Preziosi Sebastiani, feeling e affari insieme, poi la lite per la Padula. Il patron genuano non ha digerito il no del bomber che ha scelto il Milan. Tifosi biancoazzurri infuriati, c'era un rigore netto su Memosciai.
C'eravamo tanto non amati, l'idilio tra Pescara e Genoa non è finito, anzi è finito. O meglio, tra il presidente Daniele Sebastiani e il collega Enrico Preziosi. Dopo la partita del Ferraris, il patron rosso-blu si è scagliato contro l'arbitro Irrati. Questo è matto, non si può arbitrare in questa maniera. Doveva darci un rigore ed espellere un giocatore, Zampano nel particolare, del Pescara. Non è tanto l'errore ma l'atteggiamento. Il direttore di gara non ha voluto darci spiegazioni. Gli consiglio di starsene un po' a riposo. E allora ricostruiamo queste dichiarazioni. Parliamo del match con il Genoa che si è svolto domenica scorsa. La notizia arriva da alcune dichiarazioni del post gara, perché proprio il patron del Genoa si scaglia contro i giornalisti del Pescara e poi arriva anche la risposta del patron del Pescara, perché accusa il Pescara di non essere riuscito a fare punti sul campo da gioco. Noi c'eravamo, vediamo. Io sono di Genoa. Quando vuoi parlare con voi? Non ha ancora fatto un punto sul campo, quando l'ho fatto sul campo, una volta col Sassuolo, una volta con... Non mi interessa parlare con voi. Proviamo ad avvicinarci. Sono in grado di tenere, si vede evidentemente che soffriva di qualche cosa. Arrivederci, con voi non parlo, va bene? Io se fossi con Preziosi penserei alla squadra sua, non al Pescara intanto, e poi penso che i punti sul campo il Pescara ne ha già fatti, ne poteva fare molti di più, e se lucia dei calciatori che mandano all'altro paese l'arbitro non è certo colpa del Pescara, e quindi è un problema che deve vedersi in casa sua. Ora la Lega Pro, Teramo-Ilari è la novità, vincere aiuta a vincere, i biancorossi fuori dalla crisi, il centrocampista rilanciato da Nofri era stato voluto da Zauli e poi messo da parte, per me non cambia nulla, dobbiamo confermare i progressi, a Bolzano sarà dura. Ancora l'ex Giulianova, Bitetto torna a Melfi, nel posticipo del girone B la Reggiana batte il Sud Tirol sul rigore. Andiamo alla Serie D, le abruzzesi nel girone F con la vittoria, dice Vastese seconda grazie alla spinta dei tifosi. Il tecnico biancorosso dopo il colpo di fermo ha dichiarato il primo obiettivo è la salvezza, il Chieti cerca di scongiurare il fallimento e il club manda via Lorenzini e Matic. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.